Fai, esci? Sì. E dove vai? Mia cara sorellina, dopo ben 21 anni, il tuo caro fratellino Giorgione finalmente è riuscito a combinare un incontro galante con una giovane donzella. A proposito, non è che c'hai qualche soldino, sai, un caffè, un succo di frutta? No. Però sei contenta? Sì. Però soldini no. No. Niente. Nemmeno per un tè freddo alla pesca, per dire. No. Zero. Grazie. Grazie mille. Di ritardo, sai, la palestra, insomma. Prego. Ecco, magari, che ne dici, ordiniamo qualcosa da bere? Che ne dici? Vabbè, ok. E tu cosa prendi? Per me è un tè verde, grazie. Un tè verde. Allora, per lei un tè verde, per me un frullato panna e cioccolata. Ovviamente il frullato dietetico. Grazie. Beh, la linea è importante. Comunque è tardi, non capisco come mai Ivan non sia ancora arrivato. Boh. Sì, certo. E tu chi sei? Giorgione, cioè Giorgio. Giorgione? No, nel senso, io, cioè i miei amici, sai, gli amici stretti mi chiamano Giorgione, Giorgino. Però a me non piace tanto. Io mi chiamo Giorgio e basta. Giorgio, sì, Giorgio va bene. Però se tu mi vuoi chiamare Giorgino, Giorgione, me va bene comunque. Non mi lamento, insomma. Però Giorgio va bene. E come mai conosci Ivan? E ovviamente in palestra. Palestra? Sì, gli amici della palestra, sai, la comitiva, la pizzeria, un tè freddo alla pesca, non lo so. Sì, io precisamente gioco a rugby. Ah, rugby? Sì. Nulla di professionale, eh. Io, come posso dire, gioco con gli amici, con i parenti, a casa, precisamente, alla PlayStation. Ah, sì. Divertente. Sì, però non me la cavo male, gioco anche abbastanza bene. Mi piacciono i tipi sportivi. Ma dai, hai visto qualche volta? Sei proprio simpatico. Ah sì? Grazie. Grazie, grazie. Bene. We'll be right back.
Certo, che sei proprio un tipo interessante. Grazie. Beh, senti, io adesso devo andare. Come devi andare? Vabbè, quando ci possiamo rivedere o... intanto vuoi accompagnarmi a casa? Sì. Sì. Ottima idea. Aspettami di là. Intanto tieni questo. Io torno subito. Quanto sei bello. Ti aspettavo. Mi aggiungi su Fer. Nonna, guarda questo. 26 anni. Fa il militare. Ama l'arte e lo sport estremo. Senza foto. Sicuramente è un profilo falso, che ne pensi? Sì! Chattamoci, chattamoci!